iniziati i mondiali in Brasile, 600.000 persone attese e soprattutto 10.000 italiani che si sposteranno dal nostro paese fin laggiù al Brasile. Sì, ma il Brasile è soltanto una meta momentanea perché c'è un vero e proprio esercito di italiani che si trasferisce, che viaggia in Inghilterra soprattutto. Allora, quali sono i consigli per la sicurezza, come il nostro paese li assiste? Ne parliamo con Michele Valensise, segretario generale della Farnesina, buongiorno, e con Duilio Gianmaria, giornalista. Conduttore, collega, diciamo viaggiatore, diciamo così, ben trovato. E frequentatore di ambasciate spesso, soprattutto. Partiamo dal Brasile, ambasciatore, come assiste l'Italia i nostri connazionali che si trovano lì per i mondiali? Su indicazione del ministro Mogherini, la Farnesina ha molto rafforzato i servizi di assistenza consolare agli italiani. Il campionato del mondo in Brasile è una bellissima occasione per fornire dei servizi ancora più performanti, ancora più moderni. Abbiamo creato dei sistemi innovativi, tutti gli italiani che vanno a seguire le partite ricevono, appena sbarcano in Brasile, un sms sul loro telefonino che dà loro il numero di una cellula di emergenza per ogni evenienza di cui possano avere bisogno. Abbiamo dei centri di assistenza 24 ore su 24 a Brasilia, abbiamo delle cellule mobili che seguiranno le prime tre partite e poi speriamo tante altre, a Manaus, a Natal e a Recife. Abbiamo un servizio che è collegato naturalmente con il nostro sito, che non ci stanchiamo di pubblicizzare, Viaggiare Sicuri, e che è la base di tutte le informazioni. Quindi un servizio focalizzato sul pubblico che va in Brasile. Per adesso abbiamo 9.000 persone, ma che si estende naturalmente a tutti gli italiani che sono in giro per il mondo, o residenti o viaggiatori. I mondiali sono l'occasione anche per conoscere meglio il Brasile, che è comunque un paese che ha avuto una forte crescita in questi ultimi decenni e però ha ancora presente delle criticità, insomma l'abbiamo visto tutti questa mattina un po' il bilancio degli scontri. Duilio, a te è mai capitato di dover ricorrere, quando sei stato in Brasile, al consolato? Non più tardi dell'anno scorso, sia a San Paolo del Brasile, dove abbiamo un importante consolato, e poi tu eri lì per l'elezione del Papa perché si pensava fosse un brasiliano, esatto, e poi t'hanno dirottato, esatto, in Argentina, esatto, me lo ricordo. E subito prima, insomma, durante le funerali di Chavez, insomma, ho subito un'aggressione molto grave in Venezuela, e devo dire, come giornalista, l'assistenza che i colleghi della Farnesina, che diplomatici. Scusami, questa non la sapevo. Sì, una rapina a mano armata, voglio dire, sono paesi dove in Sud America c'è il rischio bisogna avere molta cautela, è inutile dirlo, perché delle aree, diciamo, delle città spesso possono essere molto pericolose. Duilio se l'è vista brutta anche in Iraq, se non ricordo male. Certo. E anche lì naturalmente, per me, diciamo, la Farnesina è quasi una seconda casa, e i diplomatici veramente degli amici, nel senso che credo che tutti gli italiani debbano considerare l'Italia un vero servizio per la collettività. Brasile, ma non solo, lo dicevamo, c'è questo esercito di ragazzi, giovani italiani che vanno in Inghilterra. La Farnesina, ambasciatore, ha avviato il progetto Primo Approdo. Allora vediamo, ce ne parla il corrispondente Marco Varvello, poi ne parliamo qui in studio. Londra attira da sempre giovani di tutto il mondo e anche italiani. In un anno, 2012, aumento dell'81% di iscritti all'anagrafe del consolato italiano della capitale inglese sotto i 40 anni. Ma non tutto è rose e fiori. Il ristorante era del fratello dell'agenzia, quindi lei reclutava le persone a pagamento, le mandava a lavorare dal fratello gratuitamente, e il fratello praticamente ha fatto, come dire, un guadagno illecito sulle persone. Valerio ha pagato così 80 sterline ad un'agenzia londinese per un lavoro fasullo. Un caso purtroppo tutt'altro che isolato. Agenzie disoneste offrono alloggio, lavoro, corsi di lingua, facendosi pagare per servizi inesistenti o inadeguati, spesso vere e proprie truffe. Così ambasciate e consolato italiano di Londra hanno lanciato il progetto Primo Approdo. Incontri quindicinali per dare informazioni, chiarimenti, legali, fiscali, medici. Ad esempio delle informazioni su come studiare, quali sono le università oppure i college più prestigiosi. Informazioni dal punto di vista di un medico di base, come appunto trovare un alloggio senza spendere troppo,
Quindi sono delle informazioni molto specifiche. È chiaro che su internet si trovano alcune informazioni, ma averle direttamente dal consolato e quindi sapere di potersi fidare di quello che si legge è già una cosa in più. Io ho partecipato a quella iniziale dove si parlava di come stilare un curriculum e ho imparato tante cose. Un modo utile dunque per districarsi con la ricerca di casa, di lavoro nei job center, con la registrazione al servizio sanitario, a sfuggire a truffe e profittatori. Ambasciatore, abbiamo sentito il progetto Primo Approdo, ma quali sono i rischi per questi giovani italiani che vanno in Inghilterra? Ci sono molti giovani che si stanno recando in Inghilterra per ragioni di studio della lingua e per ragioni anche di lavoro. Allora, l'idea originale sulla quale abbiamo lavorato, ha lavorato la nostra ambasciata a Londra, il nostro consolato a Londra, è di assistere questo gruppo di giovani italiani e di dare loro un inquadramento dal punto di vista legale, dal punto di vista delle informazioni sanitarie, giuslavoristiche. Il servizio diceva bene che ci possono essere anche in Inghilterra situazioni critiche, situazioni di difficoltà. Allora noi inquadriamo, diamo gratuitamente a costo zero, attraverso degli esperti che fanno questo lavoro su base appunto volontaria, tutta una serie di informazioni ai nostri ragazzi, e sono tanti, per farli entrare nel mondo londinese, nel mondo inglese, con le migliori garanzie. Il fenomeno è importante anche perché negli ultimi 10 anni l'incremento della popolazione italiana in Inghilterra è stato esponenziale. C'è molta gente, e mi faccia dire una cosa alla quale teniamo molto. Questo progetto molto innovativo, creato a Londra con il nostro sostegno, con il nostro convinto appoggio, è stato simbolicamente dedicato a Gioele Leotta, un giovane sfortunato che ha perso la vita nell'autunno del 2013 in un incidente. E noi non vogliamo che si ripetano episodi di questo genere. Giovani, ma non solo giovani, Duilio, brevemente, sì. Perché a Londra vanno anche persone di una certa età adesso? Beh, si sa che è naturalmente un paese con un'economia che continua a tirare, è un tasso di disoccupazione molto basso, tra i più bassi d'Europa, credo che siano intorno al 7% complessivamente, quindi insomma chiaramente nei servizi gli italiani producono ovviamente molto, sono bravi nei ristoranti, si sa, ma anche personale qualificato nelle aziende, in servizi finanziari per esempio. In chiusura, veramente rapidi, c'è un flusso inverso, quello degli stranieri che arrivano che in Italia, la Farnesina sta cercando di snellire le procedure di accoglienza e di rilascio dei visti, per aiutare l'economia. Sì, intanto noi speriamo, a proposito dei giovani che vanno in Inghilterra, che siano giovani che facciano un'esperienza formativa, linguistica, e che poi tornino e arricchiscano le loro famiglie, i loro posti di lavoro qui in Italia, della loro esperienza acquisita in Inghilterra. Quindi non è un'immigrazione che consideriamo definitiva. E poi c'è tutto il mondo, anch'esso importantissimo per la Farnesina, per i nostri servizi e per la nostra rete, ed è quello della concessione dei visti agli stranieri extraeuropei che vengono in Italia per ragioni turistiche o di affari. Un mondo variegato in cui l'Italia sta ottenendo dei risultati straordinari, perché la concessione dei visti aumenta del 13-14% all'anno. Ogni anno. E siamo il secondo paese Schengen dopo la Francia per volume di visti. Grazie, e anche per velocità. Attenzione, anche per velocità. Cioè l'Italia concede il visto in 36-48 ore. Su questo qua siamo rapidi finalmente. Molto rapidamente. Grazie, Michele Vanenzise, grazie. Grazie Duilio. Grazie Duilio. A voi. Allora noi, no, state pure tranquillamente, intanto ci spostiamo noi e andiamo a raccontarvi una storia. La storia di un papà, che adesso è pronto in collegamento, lo vediamo, 56 anni.